Adesso parla e addirittura consegnerà un altro papello il capo dei capi Totò Riina e promette ai giudici un dossier sulle stragi di Capaci e di Via L'Amelio. Vediamo il servizio. Il primo interrogatorio di Salvatore Riina, venerdì mattina nel carcere milanese di Opera, si è concluso con una promessa al procuratore Sergio Lari, la consegna al più presto di un memoriale. Il capo di Cosa Nostra, in carcere dal 1993, che ribadisce di rifiutare qualsiasi collaborazione con la giustizia, inaugura una nuova strategia. Non solo risponde alle domande dei PM che indagano sulle stragi Falcone e Borsellino, ma annuncia di voler offrire ulteriori elementi di analisi. I magistrati non si aspettano rivelazioni, ma sono interessati a capire le mosse di Riina. Nelle 3 ore di audizione sono state molto più le allusioni che gli spunti concreti. Il padrino è tornato a citare il castello, come già aveva fatto 4 anni fa nel processo per il fallito attentato allo Stadio Olimpico. È il castello Tuvegio, che sovrasta la via D'Amelio dove fu ucciso Paolo Borsellino, forse sede di una struttura dei servizi deviati, così ipotizzano le sentenze, dice Riina. Andate a vedere là, questa è roba vostra. Da me non è venuto nessuno. Poi il boss sostiene la tesi di un complotto nei confronti non solo suoi, ma anche del figlio Giovanni, in cella all'ergastolo, affermando che sarebbe stata costruita ad arte la notizia secondo il cui il giovane avrebbe dato dello sbirro a Bernardo Provenzano al momento del suo arrivo in carcere. In cella, qualche tempo fa, ha ricevuto visite di investigatori e magistrati anche Antonino Scinà, il medico di Riina accusato di aver scritto il papello della trattativa tra le stragi. Dice il suo avvocato, Mimmo Lablasca, nell'arringa dell'ultimo processo. Sono autorizzato a riferire che quando preparavamo l'interrogatorio in aula è stato affrontato anche l'argomento papello. Il dottore Scinà mi ha detto, nel 92... cosa poteva interessare a Cosa Nostra? La revisione del carcere duro, dei processi, della legge sui collaboratori di giustizia? Io non penso che occorresse un medico con 3 specializzazioni per scrivere queste cose. Per Cinà, i PM di Matteo e Paci hanno chiesto una condanna a 16 anni, 14 per l'ex deputato regionale di Forza Italia, Giovanni Mercadante, accusato di essere vicino a Provenzano. La sentenza è attesa domani. Tratto dal periodico S, vediamo le ultime novità sul boss Matteo Messina Denaro. Tra la politica e la... Estate 2003, un uomo di mezza età, distinto, scende i gradini della scaletta di un aereo, sbarca da un volo della compagnia olandese KLM, destinazione Aeropuerto Internacional de Maquita, Simón Bolívar. Siamo nella cittadina di Catalamar, a 20 km da Caracas, in Venezuela. Non è un viaggiatore qualunque, non è uno dei tanti turisti che affollano lo scalo internazionale, sarà pure innamorato del Sud America, ma lui non è arrivato fin lì per trascorrervi le vacanze. Affari, solo affari, quell'uomo si chiama Matteo Messina Denaro, il superlatitante di Castelvetrano. C'è la prova dei suoi viaggi all'estero, la conferma che il riservatissimo capo della mafia trapanese si è mosso in prima persona per la gestione di alcuni affari. Sembra l'incipit di un libro, non lo è, è la storia di un superboss che va in giro per il mondo. Nulla di romanzesco, è tutto autentico, come autentica la fonte che ha messo gli inquirenti sulle tracce di Messina Denaro. Difficile in tutta sincerità, e lo sanno bene anche gli investigatori, che da sola la fonte, seppur qualificata, possa condurli al boss. Ma le sue indicazioni sono un inizio, tracciano una strada, se non altro perché offrono la prova che Messina Denaro, l'imprendibile, non vive in una dimensione eterea. Fa le stesse cose dei terrestri, come prendere un aereo e non solo. La fonte è naturalmente top secret, non c'è la sua firma in coda ad alcun verbale, le sue informazioni però sono allargate ad un fascicolo riservatissimo dell'Interpol. Possiamo solo aggiungere che si tratta di un personaggio che conosce bene le dinamiche mafiose e non è un pentito, ma da 2 anni si è messo a disposizione degli inquirenti e ha tirato fuori alcune vicende che riguardano Messina Denaro e altri boss, abituali frequentatori del Sud America. Le sue dichiarazioni sarebbero già state riscontrate. Torniamo all'incipit, al superlatitante che atterra a Caracas, quello del 2003 è solo l'ultimo di una serie di viaggi. Messina Denaro si sarebbe imbarcato ad Amsterdam per volare a Caracas. Altre volte si è mosso da Parigi, altre volte ancora aveva fatto prima tappa a Bogotà, in Colombia. Accanto a lui in quasi tutti i viaggi c'è una donna, una bellissima donna, la descrive la fonte. E non è italiana, lo si intuisce più dai tratti somatici che dalle sue parole. Per abitudine infatti preferisce ascoltare in silenzio.
Messina Denaro porta un orologio d'oro al polso, anche questa è una costante, e soprattutto è identico alla foto segnaletica, che in realtà è la ricostruzione al computer di Messina Denaro come sarebbe ora. Sempre con gli occhiali scuri, un paio di Ray-Ban a goccia per coprire lo strabismo di cui soffre. Gli investigatori italiani e stranieri stanno passando al setaccio l'elenco delle persone che hanno volato con la KLM dal 1997 al 2003. Il fatto è che Messina Denaro non ha usato solo un nome falso, come sempre la parola d'ordine è massima prudenza. Dei suoi passaggi non deve restare traccia. Ed è in nome della prudenza che Messina Denaro non scrive i pizzini di suo pugno, ma li detta a qualcuno che li trasferisce su carta. Era venuto fuori che il carteggio che si era scambiato con Antonino Vaccarino, ex sindaco di Castelvetrano, che per conto dei servizi segreti avrebbe tentato di scovarlo, e lo riscopriamo ora nei pizzini che si scambiava con Salvatore Lo Piccolo, ritrovati nel covo di Giardinello dove il boss di San Lorenzo si nascondeva. Il pensiero è sicuramente suo, la mano no. Messina Denaro ha le valigie pronte, in qualsiasi momento potrebbe prendere un aereo e sparire, forse per sempre, chissà in quale parte del mondo. Per ora, però, è obbligato a restare in Sicilia. Caduti i grandi capi, è lui il punto di riferimento dell'intera organizzazione e soprattutto il regista di una rete imprenditoriale politico-mafiosa che controlla gran parte dell'economia trapanese. È costretto a restare nella sua terra, d'altra parte non è affatto mistero neppure nei pizzini. Io non andrò mai via di mia volontà, ho un codice d'onore da rispettare. Lo devo a papà e ai miei principi, lo devo a tanti amici che sono rinchiusi e che hanno ancora bisogno. Lo devo a me stesso per tutto quello in cui ho creduto e per tutto quello che sono stato. Se avessi voluto già, me ne sarei andato da tempo, ne avevo la possibilità. Solo che non ho mai tenuto in considerazione questa ipotesi perché non fa parte di me. Io ci starò nella mia terra fino a quando il destino lo vorrà e sarò sempre disponibile per i miei amici. È il mio modo tacito di dire a loro che non hanno sbagliato a credere in me. Così scriveva qualche anno fa il boss in un appunto a lui attribuito. Di questo, dei viaggi del presunto falsario che fornisce documenti e di tanto altro ha parlato la fonte riservata. Lo ha fatto anni fa. Le sue notizie sono servite ad arrestare alcuni latitanti e a ricostruire uno spaccato di ordinario squallore che coinvolge il Venezuela. Il paese sudamericano è per il boss quello che la tortuga era per i pirati. Una zona franca dove mafiosi, siciliani e calabresi girano indisturbati. Il denaro il loro lascia passare. Una volta, racconta la fonte, Miceli sarebbe stato fermato ad un posto di blocco. Quando ha spalancato la sua valigetta piena di dollari, il poliziotto è stato ben felice di chiudere in occhio. Interessava il denaro, non certo i documenti di quel distinto signore con l'accento di un altro sud, quello dell'Italia.